l'appello per vedere che è tornato? Sì, grazie Caterina. Aspettate che, ecco, la registrazione è stata, La abbiamo vedo, è annullata. avviata, sì. Facciamo un rapido appello per vedere intanto che è tornato. Allora, Tallarico, la Presente. vedo. Chiarappa. Cristicchi, la vedo. Forse si è mutata perché io la vedo nel... Presente, 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 sì, Eccola. sto qui. Ci vuole un Cucunato. attimo per smudarsi. Infatti, Cucunato lo vedo, che è presente. De Iulis lo Eccolo. vedo. Ah, facciamo proprio l'appello. Eccoci. Per vedere chi è tornato intanto. Di Gregorio ancora non c'è. Emili lo vedo. Enrico era Presente. uscito. E Pizzi non lo vedo ancora. Quindi mancano ancora Pizzi e Chiarappa. Gli altri ci sono tutti. Va bene. Va Appena si bene. collegano ce lo Sì, dicono, non c'è niente da infatti, fare. va bene. Allora, Caterina, ascoltami, nell'ordine del giorno abbiamo messo subito dopo l'approvazione dei verbali. Sì. Io fino a ieri sera ho controllato, o forse no, fino a stamattina, ma erano neanche le 8, che da approvare nuovi c'è solo un verbale che se vado a memoria è del 7 dicembre, così? 4, mi sembra del 4, aspettate che controllo, Ok, mi sembra comunque del insomma, 4. quello è di la prima settimana di dicembre. Quindi io direi, se è possibile, consiglieri, immergiamoci nella lettura di quel verbale e chi ha da fare delle osservazioni di integrazione o modifica le può comunicare. Quindi adesso facciamo lettura del verbale che era 4 dicembre. Mentre invece per quanto riguarda i tre pregressi che ancora non ho portato in approvazione, io sto aspettando, come sempre, la solita, mettiamo la solita frase, ho sollecitato una risposta, ancora non sono stata convocata dall'ufficio di presidenza, in assenza della quale non me la sento di procedere ad un'approvazione di un verbale che non riporta in modo pedissequo quello che per me invece è fondamentale. Va bene. E procediamo con l'approvazione, cioè, o meglio, con l'esame del verbale del 4 dicembre. Poi mi dici tu, Caterina, se ce ne sono altri, Non l'ho ulteriori. Ok. caricato perché io l'ho completato ieri, però era troppo tardi, quindi mi Va sono bene, resa conto Caterina. che non avevate neanche il Allora, codice. mettiamo a verbale che successivi al 4 dicembre sono ancora in fase di Sì, elaborazione. certo. Grazie. Prego. Scusatemi, muto, sennò vi do fastidio. Scusatemi, mentre state leggendo interrompo la registrazione. No, non serve, Caterina. Ah, Comunque, d'accordo. per quanto mi riguarda, io ho letto il verbale, per me va bene così com'è, non ho da proporre ulteriori integrazioni. Quindi, se vuoi, possiamo già mettere, insomma, considerare la mia, insomma, tutto qua. Va bene. Ragazzi, io niente, ma da smartphone vi risulta che si possa accedere ai file per poterlo leggere? Perché io Io non lo ci riesco. faccio. Perché in questo Guarda, momento io lo faccio, Massimiliano, ti spiego. dallo smartphone.
Sì, io mediamente Dimmi, lavoro dal dimmi che lo faccio telefonino. al volo, perché io Ecco, non ci guarda, riesco. proviamoci. Lo vedi che tu in alto c'è scritto commissione 6 e una freccetta? Ok, premila. Ti apre la piattaforma, diciamo, della camera rimasta sul calendario. Se tu vai sotto e metti Team, schiaccia Sì, Team. cioè, ma io se vado sulla freccetta mi torna indietro, mi fa Sì, vedere il calendario, certo. calendario. Perfetto. Vedi che sotto oltre calendario c'è l'opzione Team? Ok, su Team schiaccialo, vedi che c'è La commissione 6. commissione, sì. Entra su commissione, in alto c'è Sì. scritto post file altro, E schiaccia file. perché non ci riuscivo? Mi sono rimbambito io? Vabbè. Dai, che a qualcosa servo ancora, questo mi entusiasma. No, non è così immediato, Massimiliano, non è così No, perché immediato, pure io guarda, ci io in ho questo messo un po' a momento sto. capire Guarda, come io in dovevo questo momento fare. sto con un Ok, Android e poi con l'Android nella però sto lista. con. Sotto file, dentro questa sezione file, sotto le 3-4 cartelle che vedi, se scorri c'è il primo documento Word che è verbale commissione scuola 4 dicembre. Lo clicchi e lui si apre, e nel frattempo ti rimane aperta l'iconcina che No, parliamo allora c'è noi. corrispondenza, risoluzioni, posta esaminata, Quindi contenziosi, verbali il approvati, primo non vedo. Word, cioè i primi PDF. Verbale 4 dicembre? Bravissimo, Ok. esatto. Hai visto, Quello. abbiamo imparato una nuova cosa, almeno con Android ci sono riuscito, bene. No, un mito, Più tardi che bravissimo, mai. solo perché lo faccio già io, che a me me l'hanno insegnato, ho acquisito anche io No, io dai non app. so per quale motivo non riuscivo ad andarci, sbagliavo qualcosa. Allora. Quindi a questo punto tu puoi leggertelo con comodo e appena hai fatto ci dici se ritieni che ci siano delle cose da fare. Va bene. Va bene per me, ragazzi. Ottimo. Allora, Caterina, mi sembra che non ci sono. Avete finito la lettura del verbale? Vediamo se ci rispondono tutti. Alfredo, Piero, Alessandra, mi pare che no, Piero ci ha Grazie. detto. Alessandra ci Ma aveva risposto. Ok, mi sembra che ci siamo tutti, tutti presenti in anche questo per me va momento. bene. Perfetto, grazie Alfredo. Allora direi che a questo punto, essendo tutti presenti d'accordo, possiamo procedere con l'approvazione del verbale. Non essendocene altri, chiudiamo il punto e apriamo quello successivo, esame posta. Va E bene. ritorniamo sulla sezione dove ci siamo andati prima e vediamo che posta c'è. Sì. Caterina, ascoltami, io vedo partendo dalla più vecchia che la prima che mi compare è quella della consulta della cultura con protocollo 1188-2021 ed è la Perfetto. relazione sull'attività svolta nell'anno 2019 che dopo lettura. Il protocollo nostro è 1188, Esatto, è giusto? quello che ho letto dal titolo dell'archivio. Sì. Ci Perfetto. illustra i rapporti con il territorio, le relazioni con la consulta per le disabilità, gli obiettivi raggiunti, i progetti. Aspettate. I protocolli d'intesa stipulati,
Ricordiamoci che noi con la Consulta della Cultura quest'anno abbiamo portato avanti un bellissimo progetto in occasione dei 50 anni di Spinaceto, che ha coinvolto anche il lavoro della Giunta in merito, e infatti c'è scritto: nell'anno 2019 la Consulta della Cultura ha partecipato a una serie di riunioni su diverse tematiche, quindi voglio dire, abbiamo avuto anche la fortuna di poter lavorare con loro in modo ricorrente. Ci indica come sono attualmente composti e direi che per me la possiamo mettere agli atti. Va bene. Poi abbiamo la CN 2847-2021, sì. In cui, vediamo un attimo, Associazione per la tutela ed il mantenimento delle botteghe romane, scrive alla sindaca a Bergamo, presidenti e assessori alla cultura di vari municipi di Roma capitale, quindi anche a noi, vediamo un poco che cosa ci chiede. Si richiede un incontro telematico tra il Comune di Roma e l'Associazione delle Botteghe Romane per discutere degli argomenti legati al periodo di crisi. Presentazione di un progetto alla tradizione della cucina romanesca, riconoscimento da parte del Comune di Roma del progetto di interesse pubblico, partecipazione del Comune di Roma, ottenimento. Quindi si richiede risposta con cortese sollecitudine per l'organizzazione, giorno e data dell'incontro sulla piattaforma Zoom. Allora io direi questa qui la possiamo lasciare in evidenza, se voi siete d'accordo, e verifichiamo nell'arco del prossimo periodo, visto che sono attualmente impegnati con le sedute istruttorie finalizzate al bilancio di previsione, vediamo che cosa faranno e valuteremo in base all'invito che riceveremo l'esito della richiesta. Che devo fare secondo voi? Va in evidenza o va agli atti? Scusate l'ignoranza. È principalmente rivolta al comune. C'è qualcuno? Ale, scusami, io purtroppo oggi ho qualche problemino con la connessione. Potresti ripetere velocemente? Ho capito, no, la domanda, ma non avevo capito. Semplicemente una domanda, perché questa associazione, sì, per la tutela e il mantenimento delle botteghe romane scrive alla sindaca a Bergamo, agli assessori, all'assessore Cafarotti, al presidente Guadagno, al presidente Coia e ai presidenti ed assessori alla cultura municipali, e chiede un incontro su piattaforma telematica Zoom per esaminare un progetto e considerare il periodo di crisi come un elemento, insomma, che impone delle misure urgenti. Allora, siccome noi siamo, come dire, quelli che parteciperebbero ma non quelli che attivano il processo, chiedevo, la lascio in evidenza e vediamo, visto che in comune sono impegnati all'esame di bilancio, e vediamo qual è il seguito che avrà, o la metto agli atti. Ma guarda Alessandra, io questa delle botteghe storiche, e storica naturalmente non è che è una bottega che sta nel centro storico, ma magari è una bottega, certo, che sul nostro municipio magari c'è da 70 anni, 80 anni, e visto anche la difficoltà che hanno i commercianti in questo periodo, magari se facciamo un approfondimento, oppure io adesso non l'ho letta, quindi potremmo... cercare di capire qual è questa proposta, e perché no, potremmo pure vedere se nella parte di competenza municipale possiamo anche attivarla autonomamente, se ci interessa. Se non ci interessa, vediamo che non si può fare, potrebbe essere anche interessante approfondire. Non volevo però scavalcare nessuno, perché nella lista degli invitati noi siamo praticamente gli ultimi. Ciò non toglie che io li possa ascoltare, diciamo, non fa, no? Ascoltare non nuoce nessuno. Li posso contattare e cerchiamo di contestualizzarlo rispetto al nono municipio. Quindi la lasciamo in evidenza. Sì, secondo me sì. Sì, va bene. Poi va bene. CN
2776-2021. Aspettando che mi si carica, però penso di sapere che sia, immagino esattamente, la nota che vi anticipavo stamattina dell'assessore Lalli. No, aspettate, non è quella che anticipavo, aspettate, questa è un'altra, questa non la conosco. Abbiate pazienza perché mi sta facendo perdere tempo a caricare. Aspettate un attimo, che non me la fa leggere. Aiuto! C'è qualcuno che la riesce a vedere? Non riesco ad ingrandirla, me la dà ancora in caricamento. La vedo piccolissima. Se volete ve la leggo perché non è lunghissima. Ditemi voi. La sì, leggila. Ragazzi, io ho riperso l'audio per 15 secondi. Grazie Caterina, pazienza, non riesco assolutamente ad aprirla, la intravedo, ma è allora, piccolo quello che c'è scritto. Allora, ce la manda l'assessore al diritto alla scuola Carmela Lalli. Voi mi sentite, vero? Mi sentite? Sì, ti sento io. Oddio, non vi sento più. Non mi sentite più? No, aspetta, io ti sento. Vi sento entrambe. Ditemi quando posso leggervela. Per me va bene. Inizio? Scusatemi. Anche per me va bene, non so se sento Alessandra. Io la sento Alessandra, aspettate che glielo scrivo. Ok, che la sento. Okay. Allora, dite solo una cosa, siccome non me la fa aprire, ma perché mi sta dando adesso un problema di connessione. La lettera che voi l'avete letta, che cosa avete concluso? Perché non è quello che immaginavo. No, ve la leggo io perché non riescono a leggerla. Ok, grazie. Okay. Allora, la manda l'assessore al diritto alla scuola Carmela Lalli e la manda al presidente della commissione quinta e al presidente della commissione sesta e per conoscenza l'assessore De Novellis. L'oggetto è progetto per la valorizzazione della tradizione della cucina romanesca. Gentili presidenti, si trasmette il progetto pervenuto allo studente... Mi piace già un sacco il titolo. Pervenuto allo scrivente assessorato per le opportune valutazioni delle rispettive commissioni. Colgo l'occasione per informarvi che ho proceduto ad un incontro informale con i proponenti per acquisire ulteriori informazioni che allego alla presente. Gli organizzatori e proponenti sono già stati uditi dalla Commissione Sesta Cultura e dalla Commissione 9 Commercio Capitoline. Ed hanno richiesto il patrocinio al municipio. Questo è il contenuto. Grazie Caterina. Allora, che cosa? Scusa, non ho capito. Sono state audite dalle commissioni capitoline, ma chiedono il patrocinio a noi. Non ho capito. Ce lo presentassero pure a noi questo progetto. No, c'è scritto: sono stati già auditi dalla commissione Sesta Cultura. E dalla commissione 9 commercio, sì, capitoline. Sì, in assemblea capitoline, a noi ci chiedono il patrocinio, cioè venissero a spiegare il progetto pure a noi, così se ci piace possiamo dare pure una mano. Quindi poi, voi state proponendo di fare un invito? Assolutamente sì. Certo. Va bene. Perché allora, la valorizzazione della cucina è anche valorizzazione di un territorio e delle produzioni locali, naturalmente. Quindi, siccome su questo tema qualche cosina, magari la so, mi piacerebbe a me, almeno personalmente, mi piacerebbe molto approfondire. E poi non c'è cucina locale che non vada con vini locali, insomma. Cioè, quindi è tutta una filiera che è importante aiutare. Allora io farei in questo modo, Caterina, lasciamo la lettera ricevuta in evidenza, scriviamo all'assessore Lalli
e la, se tu poi me la mandi, visto che mi sa che finiamo presto oggi, io te la faccio arrivare stesso in mattinata, prepariamo una nota all'assessore Lalli in cui, cioè no, aspettate, io dovrei invitare entrambi in commissione. Quindi no, non scriviamo nessuna nota, scriviamo una nota alla richiedente, gli chiediamo di confermarci una disponibilità, considerando che la commissione, se ne abbiamo già fatte altre, si riunisce di venerdì, e gli diciamo se hanno delle preferenze di venerdì, ce ne facciamo dare almeno un paio e poi io sento l'assessore, la mettiamo in copia conoscenza, o la mettiamo tra i destinatari, la mettiamo in copia conoscenza, così lei può seguire anche l'esito della risposta. Va bene. Quindi gli chiediamo, in base al fatto che noi ci vediamo di venerdì, qual è la loro disponibilità per venire a, diciamo, a raccontarci questo progetto, e un paio di date, così diamo la possibilità all'assessore Lalli di incastrarlo con i suoi impegni. Va bene. Va bene. Quindi questa qui la possiamo lasciare in evidenza. Mi sembra che oltre questa non abbiamo altre note però, vero? No, no. Ok, quindi abbiamo fatto esame posta, abbiamo fatto i verbali, abbiamo chiuso il punto all'ordine del giorno, ci sono varie ed eventuali da sottoporre alla mia attenzione o tra voi? Va bene signori, visto che io direi abbiamo fatto tutto il lavoro, completato l'ordine del giorno, non mi resta che augurarvi buon lavoro e buon fine settimana. Possiamo chiudere la registrazione, Caterina. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata. Arrivederci a tutti, a voi. Ciao, ciao. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci.